È stata una partita intensa sotto tutti i punti di vista, sicuramente con un gran ritmo, combattuta fino al primo minuto. E credo che alla fine un pareggio può essere giusto, dai, perché magari uscire senza punti in una partita del genere sarebbe stato qualche rammarico, perché credo che ci abbiamo messo il cuore fino alla fine e abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha gli attributi, perché una squadra che magari non c'ha cuore, una partita del genere la perde. Finisce 1-0 come è iniziata, quindi noi siamo contenti e sono orgoglioso dei miei compagni e della mia squadra, perché credo che abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra e questa è una cosa molto importante. Siete andati sotto il primo affondo praticamente? Sì, siamo partiti bene mettendoli nella loro metà campo, poi una ripartenza, una palla che è uscita fuori dalla nostra area, ha trovato un bel gol, comunque sia un gran gol, siamo andati sotto la prima volta nella stagione, però comunque ho detto abbiamo reagito e questa è la cosa più importante. Quanto è importante questo pareggio in vista delle prossime tre trasferte? È molto importante perché comunque sia manteniamo la stessa distanza dal Teramo e questa è una cosa importante, perché ricordiamo che questa è una squadra neopromossa e prima dobbiamo fare punti per mantenere la categoria. Poi è normale che è un campionato talmente corto, una classifica talmente corta, che fai una vittoria, sei là davanti e fai una sconfitta e sei nei bassi fondi. Quindi è un punto importante che ci dà continuità e ci appresta comunque sia ad affrontare questo trittico di partite che con tre trasferte saranno tutte e tre difficili e quindi è un passo d'inizio importante. Adesso il gol è stato un po' strano, la palla che è arrivata prima della sponda per il giocatore, ma sono finito. Sì, è stata una palla che sinceramente sono andato a contrasto io con Ventola, la palla è rimasta lì, lui da terra è riuscita a rimetterla dentro l'area, poi mi sa Ferrani l'ha respinta fuori la nostra area e il più lesto ad arrivare è stato il giocatore del Teramo che ha fatto gol, purtroppo. Sì, è stata una respinta purtroppo che è uscita lì e ha trovato il gol. Sinceramente lo devo ancora rivedere, quindi dopo te lo saprò dire meglio. Ecco, grande personalità della squadra, comunque se guardiamo i 90 minuti, cioè è vero che avete pareggiato nel recupero, però la sconfitta sarebbe più ingiusta. Sì, no, credo che la squadra ha reagito bene, credo che anche nel primo tempo non abbiamo fatto così male come magari. Diverse occasioni le abbiamo avute, ma bisogna vedere anche il Teramo, a parte il gol, non ci ha creato grossi grattacapi in tutta la partita, quindi credo che Rimini abbia strameritato questo pareggio e riprenderlo al 90esimo, poteva essere al 70esimo o al 100esimo, è uguale, l'importante è recuperarlo e l'importante, come ho detto, è continuare questa striscia, che è la cosa più importante. L'ultima cosa che ho chiesto anche a Venturini sulla Ferrari Salò, mercoledì, che pareggio ti aspetti e che te superassi? Vabbè, Caraccio non penso che non abbia bisogno di presentazioni o di altri elogi, comunque sia un grande giocatore, ma penso che tutta la Ferrari Pistola sia una squadra importante, costruita per vincere, costruita per fare un campionato importante. Noi andremo là come abbiamo fatto a Vicenza, come abbiamo fatto in casa contro Estina e Pordenone, andiamo a fare la nostra partita, sapendo comunque che loro hanno l'obbligo di vincere, noi abbiamo l'obbligo di fare la prestazione e quando fai la prestazione al 90%, 95% il risultato lo porti a casa, quindi noi ci prepareremo in questi 3 giorni e andremo là come abbiamo sempre fatto a testa alta.